Se mi seguite sapete bene che la mia ricetta preferita è la carbonara, senza dubbio. Oggi farò una versione originale ma con una piccola modifica, cioè anziché usare solo i tuorli, anche se qui i più si dividono, quindi potremmo comunque definirla originale, userò per due persone 3 tuorli e un uovo intero, quindi giusto un poco dell'albume di un uovo aggiungerò in più. E a differenza della ricetta classica, anche qui più si dividono perché ho visto dei campionati del mondo di carbonara dove hanno deciso di utilizzare dei paccheri, io userò un altro tipo di pasta che è una via di mezzo tra un pacchero ed un vitalino. Iniziamo subito. Il tipo di pasta che vi dicevo si chiama occhi di lupo e lo fa la Divella. Ho qui davanti a me due eccellenze, pecorino romano e guanciale. Inizio a tagliare il guanciale, lo tagliamo spesso circa un centimetro, quindi facciamo prima le fettine e poi lo tagliamo a listarelle. Tagliata la prima fetta, andiamo innanzitutto a rimuovere la cotenna, che non buttiamo via, ma metteremo insieme al guanciale ad abbrustolire e poi la toglieremo prima di mettere la pasta. Ce la mettiamo da parte e andiamo a tagliare delle listarelle più o meno spesse un altro centimetro, quindi così. Tagliato tutto il guanciale, mi sa che per due persone ho esagerato un po', me lo metto momentaneamente da parte in un piatto. Iniziamo a rompere le uova, chiaramente ci occorrono i tuorli, quindi togliamo via gli albumi, sono 2-3 tuorli e un uovo intero. Nelle uova andiamo a grattugiare il pecorino romano. Grattugiato tutto il pecorino, aggiungiamo un po' di pepe, poco perché il guanciale è già pepato. Se volete mettete anche un pizzico di sale, io non lo metto perché sia il guanciale che il pecorino sono già saporiti e poi ho messo chiaramente il sale nell'acqua della pasta. Guardate, mettendo solo 3 tuorli su 4 uova e mettendo un bel po' di pecorino, la consistenza diventerà molto densa. Guardate, una bella cremina si sta creando. Mescolato per bene, mettiamo momentaneamente da parte e ci spostiamo in padella già calda, dove senza aggiungere altri grassi, quindi olio, burro, strutto o altro, mettiamo ad abbrustolire a fiamma dolce il guanciale. Per ottimizzare i tempi avremmo dovuto fare questa operazione prima, ma io oggi ho tempo da perdere, quindi sto facendo un po' come viene. Però di solito si mette l'acqua della pasta, si taglia il guanciale e si fa abbrustolire e nel frattempo si attende poi la cottura della pasta e si prepara il composto delle uova. Riscaldata la padella, come già vi dicevo prima, mettiamo a fiamma dolce e facciamo abbrustolire il guanciale, senza dimenticare di aggiungere la cotenna, soprattutto senza dimenticare di toglierla poco prima di mettere la pasta. Vabbè, tanto la si nota perché le fettine sono più lunghe, quindi magari la mettiamo anche un po' in disparte. Ecco qua. L'acqua bolle, andiamo a mettere la pasta. Mentre il guanciale continua la cottura a fiamma lenta, direi, visto che la pasta è quasi cotta, di iniziare a togliere la cotenna. Quando la pasta sarà bene al dente, la scoliamo con una schiumarola e la trasferiamo direttamente nella padella col guanciale. Mettiamo a fiamma media, diamo una mescolata e facciamo insaporire la pasta. Vedete, senza mettere pepe, questo è già il pepe rilasciato dal guanciale. Di conseguenza
come avete visto, ne ho messo di meno nell'uovo, ma se volete, se vi piace, mettetene quanto ve ne pare. Amalgamato per bene, andiamo a spegnere la fiamma. Mi raccomando, spegnete la fiamma. Ho preso una spatolina, mi aiuto con la spatolina per raccogliere meglio il tutto. Vado ad aggiungere l'uovo. Quando fate questa operazione fermatevi un attimo, se non riuscite a mettere tutto l'uovo non importa, ma cominciate con l'aiuto di un cucchiaio di legno o di un maestro in qualche modo, cominciate a muovere la pasta, mischiare la pasta, perché altrimenti l'uovo si ferma per più di 4, 5, 6 secondi in un unico punto della padella e si stracuoce. Eccoci qui, possiamo già impiattare. Ultima grattugiata di pecorino sopra ed assaggio insieme a voi. Wow, allora è entrato il pezzo di guanciale nella pasta, quindi non vi dico che sapore. Raga, nella info box o sul blog trovate la ricetta completa e anche dei cenni storici, quindi se vi va di leggere aprite in basso. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!